Lodevole iniziativa dell'Associazione Marcianise in Bici con i candidati a sindaco a Marcianise. Tutti presenti, escluso Antonello Velardi. Innanzitutto partirei da qui con lei. Come mai si è sottratto al confronto, a suo parere? No, non lo so, non intendo commentare. Ognuno fa, si comporta come crede. Io pensavo che fosse l'occasione per confrontarsi sull'idea di città che abbiamo e che vogliamo sottoporre al giudizio degli elettori. Io l'ho fatto, insomma, anche gli altri due, Guerriero e Delli Curti lo hanno fatto. Abbiamo esposto la nostra città, la nostra idea di mobilità sostenibile, a quanto pare il pubblico ha apprezzato notevolmente. Qual è il suo progetto per una Marcianise sostenibile? Ma noi dobbiamo recuperare gli spazi, lo vado dicendo in questi giorni in campagna elettorale, di tanti spazi che restano abbandonati, sia quelli sportivi sia quelli che consentono i nostri tanti parchi che ci sono ma che restano ancora chiusi da recinzioni e da serrature. E insieme a questo io ho proposto, insomma, la creazione di, insomma, l'elaborazione di un nuovo piano urbano del traffico che attraverso nuovi sensi unici consenta di delimitare degli spazi per gli amanti della bici. Insomma, è una ipotesi possibile che realizzeremo e praticheremo. Dicevamo, una bella iniziativa dei Marcianise in Bici. Lei nel suo programma dà molta attenzione alle associazioni, sono sicuramente una risorsa per questo territorio. Sì, ho anche detto che su alcuni temi noi consulteremo le associazioni, soprattutto consulteremo le famiglie. Ad esempio abbiamo previsto di accogliere la proposta di qualcuno di istituire una ZTL, una zona a traffico limitato. Ho detto che su questo tema ho un po' le idee confuse e sarà oggetto di un referendum che realizzeremo attraverso la PEC di famiglia, che è quello strumento con il quale noi consulteremo i cittadini.